RAI i soggetti che sono privi dei requisiti di onorabilità per le seguenti cause, ne cito solamente due: stato di interdizione perpetua o temporanea dei pubblici uffici, assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 159 del 2011, fatti salvi gli effetti della riabilitazione. Allora, sottosegretario, noi ancora stiamo aspettando le sue risposte nel merito, se ce le vuole dare, e vorrei far presente al relatore di maggioranza che anche se una di queste cause non andasse bene, la può eventualmente riformulare lasciando intatto tutto il resto dell'emendamento. Grazie. Grazie, onorevole Brescia. Grazie Presidente. Vede Presidente, noi abbiamo un dubbio. Ci stiamo chiedendo da un po' di tempo, durante questa discussione, se il governo, quindi il Partito Democratico, vogliono una RAI lottizzata o un CDA della RAI votato democraticamente e secondo dei principi e dei criteri meritocratici. Evidentemente, votando contrariamente sia a questo emendamento che a quello precedente, in cui noi vogliamo individuare questi criteri, i nostri sospetti diventano delle certezze. E c'è qualcun altro che ha detto delle cose in questo senso? Un tale Massimiliano Cencelli, ex funzionario della Democrazia Cristiana, che ha dato il nome al famoso manuale Cencelli. Questo manuale era quel manuale che descriveva i metodi di assegnazione dei ruoli politici del CDA. Bene, Cencelli ha detto che Renzi sta applicando alla lettera quanto previsto dal suo manuale. Complimenti, Presidente. Complimenti. La ringrazio. A questo punto non ho altri iscritti. Dichiaro aperta la votazione. Onorevole Peluffo, prego. Mi scusi Presidente, avevo segnalato la richiesta di intervento anche perché mi è stata rivolta direttamente da alcuni colleghi, l'onorevole Crippa e altri interventi. Mi faceva piacere segnalare, avendo i due testi l'uno a fianco all'altro, ossia l'emendamento 2.109 e il testo così come uscito dalla Commissione, perché nell'emendamento 6 bis, 1 non possono essere candidati alla carica di consigliere, ci sono una serie di criteri che nel testo sono al 4 ter, i soggetti che sono privi dei requisiti di onorabilità per le seguenti cause, lettera A, B, C, D e F. Se andiamo a vedere il testo uscito dalle commissioni, al 4 quater, non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione a pena di decadenza i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni, lettera A, B, C, D e F, identiche. Anzi, c'è una differenza, che nel testo della Commissione la lettera E ed F